prima domanda. Quali punti di distribuzione di probabilità sono adatte ad interpolare dei massimi? La risposta la diede Gumbel e osservò che in un processo di selezione di massimi, come quello che abbiamo fatto noi, ammesso il concetto che il campione possa essere infinitamente lungo, e ammesso che i dati singoli tra i quali campiono il mio massimo, cioè io ho tutte le precipitazioni giornaliere, orarie, supponiamo, di tutto un anno, la distribuzione delle qual è la distribuzione delle precipitazioni orarie, io dovrei analizzare la precipitazione delle curve delle distribuzioni orarie e osservare per esempio che è una distribuzione ben fatta, cioè che ha media e varianza. Perché potrebbe non avere la media e la varianza? Perché supponete ad esempio che io mi accorga che la distribuzione dei dati orari sia una curva di tipo parabolico, 1 diviso x alla beta, con beta un certo esponente. Un certo esponente in modo tale che l'integrale, poi con un coefficiente davanti per fare l'integrale uguale a 1. Allora, la media è la media, l'integrale di 1 di x alla 1 meno beta. Allora l'integrale di 1 alla x su beta potrebbe esistere, ma l'integrale di x alla 1 meno beta potrebbe essere indeterminato. In questo senso potrebbe non esistere la media. Quindi io dovrei verificare che i dati di partenza siano ben distribuiti secondo una certa curva finita. Visto che io parlo di intensità, vi ho già dato però l'idea che le intensità potrebbero essere, che le altezze potrebbero essere distribuite secondo una curva lognormale. La curva lognormale ha queste caratteristiche, cioè media e varianza definito. Io quindi sto campionando i miei dati pluviometrici da una curva lognormale, cioè Eolo, il dio della pioggia, non so, Manitou, non so come dire, sta mandando le piogge selezionando da una distribuzione loro normale, quello che mi pare ragionevole supporre. A questo punto, tra tutti i dati che campiona Eolo, il mio Eolo di turno, seleziono un dato all'anno. Quando faccio questo tipo di operazione da una distribuzione di questo tipo, e poi vedremo anche degli esempi di questo tipo di campionamenti, la distribuzione asintotica dei dati così selezionati, Gumbel ha dimostrato, può essere di tre tipi. Il primo tipo, appunto, è quella curva che poi è stata, che lui ha chiamato distribuzione degli estremi del primo tipo e che gli altri hanno chiamato il suo nome curva di Gumbel, e questa doppio esponenziale, e cioè in cui la probabilità che l'altezza di precipitazione H sia minore o uguale di H è data da E alla meno E alla meno H meno A diviso B, dove A è un parametro di localizzazione e B è un parametro di forma o di scala. Quindi qui ci sono anche una famiglia di curve biparametriche. H qui può variare da meno infinito a più infinito effettivamente, quindi in teoria posso ottenere delle precipitazioni estreme negative, ma io qui sto ragionando di approssimazioni. Se la probabilità di ottenere una curva con precipitazioni negative è, supponiamo, un miliardesimo, la probabilità è così sufficientemente piccola da poter essere trascurata ai fini delle analisi che io vado facendo. La distribuzione di Gumbel è fatta così, se la vado a disegnare. Se voi doveste essere in grado anche di disegnare una curva di Gumbel con Python, volendo, poi anzi venerdì vi chiedo di disegnare una curva di Gumbel, vi metto lì e vi disegnate una curva di Gumbel con Python. Questa è la distribuzione corrispondente che ottengo derivando rispetto ad H, in questo caso di solito poi chiamerò X questa variabile,
derivo questa rispetto a x e ottengo la curva di distribuzione relativa, poi lo farò più avanti. E questo rappresenta le mie curve di Gumbel. Che cosa posso leggere in queste curve? Beh, posso leggere che intanto sono curve unimodali, qui ci sono i parametri che variano, potrebbero non esserci una cosa, questo dovrebbe essere A su B o 1 su B, adesso non importa. Comunque hanno questa forma che vedete. Vedete qui che la probabilità in questi casi, la probabilità di valori negativi è così bassa che non viene neanche rappresentata in questo grafico. Quindi, tanto per ribadire il discorso che facevamo prima. Cosa altro conosco della curva di Gumbel? Beh, potrei applicare la definizione della curva di Gumbel, prendo la forma analitica della PDF, la moltiplico per x, faccio l'integrale e trovo il valore atteso. Fare quell'integrale lì non è banalissimo. La maggior parte di voi, se non vorrei dire tutti voi, statisticamente parlando, magari ce n'è uno che lo vuole e che lo sa fare eccezionalmente, quell'integrale, voi quell'integrale lì non lo sapete fare, dovete fare ricorso a funzioni trascendenti, difatti qui il risultato è piuttosto strano. Dipende dai due parametri A e B, il valore atteso. B è il parametro di scala e A è il parametro di localizzazione. E gamma è un numero irrazionale che si chiama numero di Euler o Mascheroni. Qualcuno si è ingegnato a fare questo integrale, ci ha messo un po', ci ha pensato, ha trovato dei trucchi. Il fatto che compaia un numero irrazionale, qualche sospetto ce lo fa sorgere su come possa essere ottenuto, che poi è chiarito qua dalla varianza. Cominciamo dalla slide in fondo. La varianza in questo caso è pi quadro, pi greco al quadrato, sesti. Qui compare un pi greco, poi greco compare quando c'è una circonferenza, quindi in qualche modo per fare l'integrale ci dovrebbe, probabilmente questi nostri amici matematici hanno integrato in campo complesso e poi ristretto, opportunamente ridotto l'intervallo di integrazione sull'asse dei numeri reali. La moda è A. Il parametro A è la moda. La mediana è A meno B logaritmo di 2. In realtà coloro che hanno calcolato i grafici i valori del valore atteso e della varianza della moda hanno lavorato sulla forma standard della curva di Gumbel, che è questa, che è E alla meno E alla meno Y, e quindi hanno considerato una variabile aleatoria Y piuttosto che quella che noi abbiamo usato, che è in relazione lineare con questa Y. E quindi in maniera corrispondente il valore atteso di Y e la deviazione standard hanno queste espressioni. Dove potete trovare questi calcoli? Beh, ci sono numerosi programmi che sanno fare questi integrali, senza che voi lo sappiate. Per esempio Matematica e Maple, che voi più o meno dovreste, se non conoscere, aver sentito nessuno dei due. Maple sì, perché lo usate nei corsi di analisi. Riescono a fare, hanno degli algoritmi di calcolo simbolico per cui riescono a calcolarsi questi integrali. Però allora lì lo trovate anche con qualsiasi argomento in genere, anche se vuoi un po' manipolare il sistema. Prima di questi programmi, il luogo in cui questi integrali c'erano erano le tavole degli integrali. Sono due libroni, tavole degli integrali, cioè due libroni. I più noti sono due libroni, uno si chiama Abramovitz-Stegun e l'altro si chiama Grafstein, di alcuni che sono messi a fare prima che ci fosse l'utilizzo di questi computer, quindi l'utilizzo di calcoli numerici.
approssimare questi integrali. Questa è una tradizione che risale molto indietro nel tempo, per esempio i logaritmi. Se io vi dico calcolatemi il logaritmo di 7 in base naturale, voi non sapete in genere calcolarmi il logaritmo di 7, no? Evidentemente ci sono dei metodi numerici, anche magari, ancorché applicati a mano, e con quale questo valore è stato approssimato. E le tavole delle integrali sono il posto dove questi valori si trovano. Tornando al nostro problema, noi dobbiamo interpolare nelle punte di Google sui nostri dati. Qui ve le ho disegnate senza i dati sopra, ma questo lo vediamo nella lezione di laboratorio. E vedete, queste sono delle cinque curve di Google, la prima 1 ora, 3 ore, 6 ore, 12 ore, 24 ore. E questa è la situazione in cui ci troviamo noi dopo l'interpolazione, che è il problema che affrontiamo separatamente nella prossima parte di lezione. Abbiamo queste curve e noi dobbiamo trovare i punti che corrispondono ad un assegnato tempo di ritorno, supponiamo 10 anni. 10 anni di tempo di ritorno cosa significa? Beh, 10 anni di tempo di ritorno, il tempo di ritorno significa che io metto 10 al tempo di ritorno, un anno di campionamento, 1 meno x, dove x è la probabilità che compare lì, e trovo x uguale a 0,9. Quindi qui la retta, che poi è sulle y, quello che vogliamo, la retta probabilità uguale a 0,9 è quella che corrisponde al tempo di ritorno di 10 anni. Questa retta si interseca in un solo punto con le curve di probabilità, ma perché le curve di probabilità effettivamente sono costruite in questo modo di rappresentare una relazione bionivoca tra l'asse reale e l'asse delle probabilità, quindi l'intervallo 0,1. Queste curve sono invertibili, quindi quello che io posso fare è selezionare quei 5 punti e, invertendo la curva, trovare il valore, per esempio, di H1, il valore di H3, il valore di H6, il valore di H12, H24. E questo è il modo in cui io ricostruisco le copie H1 un'ora, H3 3 ore e così via. Interpolando questi dati, queste 5 coppie di dati, ottengo le curve di possibilità più biometriche. Se le disegno nel grafico in cui le ascisse sono le ascisse e le ordinate sono normali, le curve di possibilità più biometriche hanno questo tipo di andamento, cioè all'aumentare della durata l'altezza aumenta, ma meno che linearmente, del resto l'esponente A. L'esponente n compreso tra 0 e 1 assomiglia un po' all'andamento della radice quadrata di un certo valore, se vogliamo avere un esempio. Queste sono tre curve, 50, 100, 200 anni, rappresentate in un grafico bilogaritmico. Queste curve sono delle rette, come devono essere, e sono alla vista parallele tra di loro. Magari sui dati potrete avere qualche problema, nel senso che qui i dati sembrano presentare una certa tendenza, potrebbe dire va bene, abbiamo, ma questo significa solo che uno o quei dati sono stati presi in modo sbagliato, oppure il tipo di curva di possibilità sul biometrico che io sto scegliendo non è, tra virgolette, sbagliata. Questo è un grafico bilogaritmico fatto bene, peraltro, perché qui so che qui sono 80 mm non e ad un certo valore, e in corrispondenza troviamo gli altri elementi. E qui abbiamo delineato più o meno l'algoritmo con cui troviamo le curve di possibilità bilogaritmiche. Adesso, nelle prossime lezioni, andremo a
banda lineare, come interpoliamo le curve di Bumbel sui dati relativi a ciascuna robotica.